Ciao a tutti ragazzi, ho 10 minuti 10, però volevo fare un video che in realtà avrei già voluto fare stamattina, ma non ho potuto fare per questioni di tempo. Dietro di me c'è il centro di Expo, manca ormai meno di una settimana alla chiusura, sono super oberato di lavoro, però volevo dire un paio di cose sulla questione di Will Smith e del famoso cazzottone e o sberlone che c'è. Ovviamente come sempre aspetto i primi... Ciao Milena, i primi tre li saluto e poi parto. La prima è Milena, poi chi abbiamo che si sta collegando degli amici di Scazzo Moderato. Ciao Paolo, sei il secondo? Scusate. E poi vediamo. Mariella, sei la terza. Ciao Mariella, e adesso cominciamo. Ora, ho notato... Come avete visto, stamattina ho pubblicato il video così qualcuno, insomma, poteva già vedere di quello di cui sapevo che avrei parlato. Il video, appunto, di quello che è successo ieri sera alla notte degli Oscar, che però ho notato che molti dicevano: no, secondo me è una messa in scena. Ora io vi dico perché secondo me non è una messa in scena, perché ci sono tutta una serie di retroscena sulla vita di Will Smith, insomma, arcinoto attore, intrattenitore, cantante, ballerino, veramente un artista tutto tondo, che però negli ultimi 2 o 3 anni sta vivendo una situazione familiare e psicologica veramente pesante. Ora, quindi, questo poi andrà a spiegare perché secondo me la sua, diciamo, gesto di ira e di violenza che... Sia chiaro, non è giustificato, però secondo me è vero e non è una messa in scena come alcuni hanno commentato quando stamattina ho pubblicato il video dello sberlone o cazzotto che ha mollato ieri notte durante la notte degli Oscar. Ora, dovete sapere che la moglie di Will Smith lo ha cornificato, ma non una, più volte. Tant'è vero che lui stesso in una battuta durante un programma televisivo da Ellen DeGeneres, che magari non sapete chi è, ma è una tizia molto famosa, una donna con i capelli corti biondi che fa un talk show in cui parla con le star. Durante un video, mentre lui confessa e parla della sua vita privata con Ellen DeGeneres, ha detto testualmente: sai, è difficile andare in giro con Hollywood, per Hollywood, quando metà della gente che incontri per strada si è trovata in mutande insieme a tua moglie. Quindi già capite che la situazione non è leggera. Poi c'è un famoso video in cui lei ammette con suo marito, perché lei fa una specie di show, quasi un programma televisivo su YouTube che si chiama The Red Table, perché lei invita gente a parlare e ha questo tavolo rosso in casa dove chiacchiera sia con la sua famiglia che con altri ospiti. Al Red Table c'è andata per esempio Paris Jackson, la figlia di Michael Jackson. C'è andata Gwyneth Paltrow, c'è andata un pacco di gente famosa di Hollywood, anche perché durante il Covid non avevano molto da fare visto che le produzioni erano tutte ferme, quindi negli ultimi anni in questo Red Table, il cui presentatore è appunto la moglie di Will Smith, già da Pinkett Smith, diciamo è diventato un programma molto seguito sui cosi di YouTube. Bene, durante un Red Table fra la moglie di Will Smith e lui stesso, lei si è venuta fuori ammettendo, insomma, che c'erano stati una serie di problemi, ma non solo. Infatti, scusate, guardo l'ora perché ho veramente i minuti contati. Infatti, ad un certo punto ammette anche di essere andata a letto con un tizio che si chiama August Alsina. E lì, diciamo che è stata una delle gocce che ha fatto traboccare il vaso, o meglio, che ha svelato il vaso di Pandora sulla tendenza di questa donna ad avere relazioni extraconiugali. Ma non sono quelle fatte con questo August, corna normali, perché questo ragazzo era un amico del figlio, il figlio Jaden. Vi ricordate La ricerca della felicità, girato da Gabriele Muccino, in cui Will Smith è con un bambino e deve cercare in tutti i modi di trovare un lavoro per sopravvivere perché è povero in canna e viene mollato dalla moglie? Quel bambino lì è il figlio vero di Will Smith, per chi non lo sapeva, è Jaden Smith.
che è diventato grande, inizia a fare anche lui l'artista, rapper, ha una sua linea di moda, fa un sacco di robe. Il problema è che un suo carissimo amico, questo August, a un certo punto inizia a vivere dalla famiglia Smith perché ha dei problemi a casa e soprattutto gravi problemi psicologici. Quindi gli Smith, diciamo, adottano o portano a casa, ospitando questo ragazzo, 21enne, per offrirgli aiuto psicologico, economico, ospitarlo. E la moglie di Will Smith cosa fa? Ci va a letto. Inizia una relazione con lui. Che è una cosa abbastanza agghiacciante. Cioè, e infatti qui viene già la prima riflessione. Se un uomo bianco, ultra quarantenne, si porta a letto la migliore amica di sua figlia, che in quel momento ha dei problemi psicologici, in America salta al mondo. Salta al mondo perché l'uomo patriarcale, brutto, ricco, che usa i soldi, usa il suo potere, eccetera, per approfittarsi di una ragazza malata di mente. Tutto questo i media invece non l'hanno detto, perché Jada Pinkett Smith è nera e progressista. Quindi una nera progressista quarantenne che si approfitta di un ventenne con problemi psicologici. È la modernità. È lei che, vabbè, in un momento in cui voleva aiutare questo ragazzo, si è trovata troppo coinvolta sentimentalmente nel processo di guarigione e c'è scappato questo momento cioè, vi rendete conto della situazione? Cioè, Will Smith si è trovato non solo con la moglie che gli impiantava un cesto di corna sulla testa, ma uno di quei corni era il migliore amico del figlio. E da lì in poi è stato un imbruttirsi perpetuo che è andato avanti fino allo sberlone di ieri. C'è un altro programma che non credo sia ancora uscito, che lui sta girando, che è praticamente tutta la storia di lui che cerca di tornare in forma, perché l'anno scorso c'erano le foto di lui che era veramente diventato ciccione. Ha detto: io non sono mai stato in una forma così brutta. E quindi ha deciso insieme a YouTube di fare una specie di mini documentario in varie puntate, svolto su vari mesi, in cui lui spiegava come avrebbe fatto a tornare in forma sia a livello fisico che anche mentale, perché è molto stressato. Ora, il suo tornare in forma, cioè durante questo programma, lui ha ammesso di aver pensato al suicidio da quanto è stressato negli ultimi 2 anni da tutta la situazione che vive con sua moglie. Perché lui, quindi, dopo arriviamo a... Quindi, cioè, lui è in una situazione fra l'altro, sempre nell'ultimo anno, suo figlio Jaden, sempre quello che aveva fatto la ricerca della felicità, ha ammesso di essere gay. E pare che lui non l'abbia presa benissimo il fatto che lui sia gay e o bisessuale. Quindi è in un momento di fortissimo stress. Sta costringendo se stesso a far buon viso e cattivo gioco. Si trova i figli che sono dei matti. Adesso non ho tempo perché sto facendo una diretta. Fra 2 minuti stacco al massimo. Se andate a vedere le foto di Jaden Smith adesso, c'ha i denti tutti rifatti con i brillantini sui denti, i capelli viola, si è tolto le sopracciglia, è completamente fuso di testa. La moglie che gli mette le corna, la figlia che anche lei dice di avere problemi di droga, eccetera, è in un momento di marasma completo. E quando si è sentito Chris Rock che ha iniziato a fargli le battute su sua moglie, secondo me ci sta che sia vero che lo ha preso a cazzotti veramente o a sberloni quello che era. Perché poi c'è tutta la parte dopo, quando lui torna a sedersi e gli urla: tu non devi parlare di mia moglie, e glielo urla 2 volte in maniera molto rude. L'ultima conclusione su cui magari bisognerebbe aprire una riflessione più larga è: lui sta sclerando perché sta cercando, o ha cercato fino adesso, non so quanto durerà, di fare l'uomo moderno, progressista, liberal, che di fronte alla moglie che gli fa tutti i discorsi sul fatto che bisogna accettare i difetti degli altri, vivere lasciando vivere il matrimonio aperto, eccetera, lui ha continuato a dire: sì, è vero, sì, io accetto l'amore, lasciar liberi, così, e poi stiamo insieme. Mentre in realtà il 99,9% delle persone
sclera e ti manda a quel paese e si separa. E invece lui, per non sembrare il bigotto brutto, eccetera, sta facendo quello che la massa, la sua cultura hollywoodiana progressista gli impone di fare, di stare lì ad accettare, far finta di niente, parlare di curare le ferite dell'anima, eccetera, quando semplicemente sua moglie è una che gli piace andare a letto con la gente e lui invece che mollarla ci sta insieme. Però poi cosa succede? Che una cosa del genere ti corrode dentro a tal punto che nel momento in cui uno fa una battuta brutta, attenzione, una battuta bruttissima, orribile su tua moglie, tu vai e lo aggredisci fisicamente. Poi, magari se ho tempo, più tardi faccio un altro paio di cose un paio di, un altro paio di riflessioni, diciamo, uno sul colore della pelle dei due protagonisti, perché se uno dei due era bianco le cose sarebbero state molto diverse e lo sappiamo tutti quanti. Due sulle sue scuse postume, perché poi lui ha ricevuto la statuetta e quindi aveva da fare il discorso, e le sue scuse erano assolutamente pessime. Però magari ve lo racconto dopo, perché io me lo sono guardato, mi sono guardato proprio la diretta di tutto il suo discorso che ha fatto quando riceveva la statuetta, e avrei qualcosa da dire anche su quello, ma devo tornare a lavorare, devo andare a fare un'intervista. Come sempre, se vi è piaciuto il video vi invito a condividerlo, fatemi sapere come la pensate e niente. E come sempre, ci vediamo al prossimo video, state informati. Ciao!